Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Davide Calopsite, sigla. Bentornati, bentrovati, vi faccio salutare da Uga Ughinsima. Davvero, Uga dalla cresta gialla, la biondona, Uga la biondona. Vi faccio salutare da Luca, da Uga, e adesso andiamo a fare questo video. Allora, voi sapete tutti quanti la storia che è successa ad Angelo che gli è scappato il pappagallo e quindi mi ha chiesto come poteva aiutarlo. Allora ho pensato a una cosa. Facciamo una nuova playlist dove, se vi capita che vi è scappato il pappagallo e volete comunque passare l'informazione, oltre che ai volantini, passare l'informazione anche sull'etere, mandatemi una fotografia, me lo dite, scrivetemi, fate quello che vi pare, mandate una fotografia e facciamo proprio una playlist a parte su tutti i pappagalli scomparsi, quindi tutte quante le persone che vanno a richiedere aiuto. Magari poi lo chiediamo anche di contribuire a condividerlo su Facebook, lo facciamo fare anche a Simona, io lo vado a mettere su Instagram, insomma cerchiamo di aiutarci tutti quanti a vicenda. In merito a questo video parla proprio di queste situazioni. Allora, quando scappa un pappagallo possono essere tante le motivazioni, magari vi è venuta questa brillante idea di portarlo fuori senza pettorina, convinti che rimane con voi, ma io ho sempre sconsigliato di farlo. Sempre sconsigliato perché, per quanto il pappagalletto, l'uccelletto è legato a voi, ma magari un ambiente aperto, un rumore forte li può spaventare, poi prendono il volo, vanno dritti per dritto, perdono l'orientamento e là nasce il problema. Quindi, indipendentemente da quanto è legato a voi, non potete rischiare di fare una cosa del genere, anche perché ne vale della sua sorte. Molti mi ricordo che un ragazzo, ad esempio, lo faceva girare intorno al palazzo e poi tornava, poi però purtroppo è successo quello che è successo. Quindi mai uscire senza pettorina, indipendentemente... Mi hai fatto la cacozza? Molto probabile. Indipendentemente da quanto il vostro pappagallo sia legato a voi. Però purtroppo succede alcune volte che magari una finestra aperta, magari lo portate con la pettorina che si è rotta, magari una svista, il pappagallo parte, esce fuori e a voi vi prende un colpo, perché non lo trovate più. Quindi adesso vi vado a elencare le tre regole essenziali per poter cercare il vostro pappagallo. E la maggior parte delle volte hanno successo, come appunto è successo anche con Angelo. Le tre regole sono molto semplici. Prima fase, voi vi rendete conto che il vostro pappagallo è scappato. Quando un pappagallo esce, difficilmente si allontana subito. Quindi per i primi 2-3 giorni, comunque, voi lo trovate nell'ambiente, rimane comunque vicino a voi. Adesso che sia su un tetto, che sia su un ramo se c'è un giardino, che sia su un terrazzo, comunque i primi 2-3 giorni difficilmente si allontana più del dovuto. Che cosa dovete fare voi? Dovete subito uscire e andarlo a cercare. Lo chiamate, gli fate un versetto che magari lui conosce. Cercate comunque di attirare la sua attenzione con delle cose che voi fate sempre, con delle cose che vi fa riconoscere come padroni, come amici, no, quel padrone non mi piace, come amici del vostro animaletto con la luce. Quindi vi dovete mettere subito all'opera. Seconda cosa da fare, mettete, se avete un terrazzo, o anche se avete una finestra dove trovare il sistema, dovete mettere la gabbia fuori. Mettete la gabbia fuori, aperta, con il cibo all'interno. Il pappagallo, che ha un'ottima vista, nel momento in cui vede la gabbia, anche familiare, soprattutto vede il cibo, si avvicina. Quindi trova, mentre vola, cercando di capire dove si trova, trova proprio un ambiente che lui conosce molto bene e quindi tranquillamente ci si va a riavvicinare. Questo è un altro passaggio importante. Una terza fase da fare essenziale, che tante volte viene anche sottovalutata, perché magari si parte già prevenuti, è i volantini. Voi dovete mettere al corrente le persone attorno a voi che avete perso un pappagallo. Allora, è vero che molti dicono, ed è anche normale, purtroppo succede, normale che lo dicono, no, che venga fatto, che se uno trova un pappagallo, passatemi la parola, se lo frega.
Però questo non significa che dobbiamo dare per scontato che sto tutte testa di bu 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 bu. Ok. Quindi dovete fare i volantini, dovete mettere la foto del vostro pappagallo, dovete mettere il vostro nome e cognome, il vostro numero di telefono, mettete anche se volete una ricompensa, insomma dovete mettere al corrente più persone possibili con la vecchia maniera, quindi non su social, che ci sta bene anche i social per carità, infatti vi ripeto, ma ditemelo anche se vi succede, però anche le persone che avete attorno, perché magari una persona lo ha visto, magari lo riprende come è successo a Angelo. Angelo, grazie ai volantini, è riuscito a recuperare la sua amichetta Kira. Mi sembra, scusami se sbaglio, non è Kika, non lo ricordo. Comunque, è riuscito comunque a recuperarla. È una cosa importante. Non partiamo già con l'idea, vabbè, sì, ma se io metto il volantino, tanto figurati chi lo va a guardare perché se lo fregano. Non è detto. C'è anche la persona di buon cuore, la persona che è onesta con se stessa, ha rispetto per se stessa, quindi in automatico va a rispettare anche gli altri. Quindi mai partire prevenuti. Sono queste le tre fasi importanti per poter cercare di recuperare il vostro amichetto con la luce. Nulla è mai perduto, non bisogna mai perdere la speranza. Voi sapete, anche a me Gina scappò e poi è ritornata, in quel caso salita sopra la spalla da sola, però le azioni che io feci al tempo sono state quelle, comunque andare a cercare, comunque andare a chiamarla in quel caso, o magari fischiettare qualche cosa che conosce bene, non dovete mai perdere la speranza. E vi ripeto, appena volano i primi 2 o 3 giorni difficilmente si allontanano. Certo, il problema dov'è? È che si trovano comunque all'aperto, quindi sono anche purtroppo soggette a attacchi da uccelli più grandi di loro o dai gatti, ad esempio. Lì si deve sperare che non succeda nulla. Quando poi li recuperate, attenzione, non mettetele subito con gli altri esemplari se ce l'avete, metteteli tipo in quarantena. Prendete anche quello per le pulci, insomma, dove chiamate il veterinario, ovviamente, lo dovete far controllare perché all'aperto non è curato come al chiuso, quindi magari potrebbe anche riportare qualche cosa e potrebbe passarla agli altri esemplari. Allora, spero che questo video vi sia stato utile, secondo me sì, perché è sempre un video molto interessante. Quindi creiamo questa nuova playlist, magari vi metto anche il link sotto, poi vedo un attimo, ve lo scrivo sotto nel box come possiamo andare a chiamarla, magari pappagalli scomparsi oppure SOS pappagalli, insomma, poi vediamo come la possiamo fare. Tutte le volte che vi succede purtroppo una cosa del genere, fatemelo sapere, o me lo fate sapere o lo fate sapere sul gruppo, o mi mandate un messaggio direttamente su Instagram, o mi mandate un messaggio sotto nel box, o mandate un messaggio a Simona, e magari poi lei me lo viene a ridire. Ovviamente, ragazzi, è normale che se voi lo mandate a Simona, la pagina non è la mia, quindi bisogna anche vedere quando la ragazza ha il tempo per poter passarmi, quindi magari chiedetelo direttamente a me. Detto questo, e creiamo questa playlist che secondo me è molto interessante, ma in particolare più che interessante è estremamente utile. Spero che questo video quindi vi sia stato utile o che perlomeno vi abbia tenuto compagnia. Ci vediamo al prossimo video. Fate i bravi, ciao!